Bene, come anticipato, eccoci qui a parlare di un tema molto interessante con il nostro primo ospite di oggi e in video collegamento con noi, Luca Drusian. Buongiorno Luca, ben trovato. Buongiorno a voi. Luca, tu sei un volontario dell'ascolto da più di 20 anni e di questa esperienza hai fatto tesoro, possiamo dire, restituendocela attraverso più progetti, laboratori dell'ascolto, ma anche un libro. Ecco, intanto partiamo dal definirti. Che cos'è un volontario dell'ascolto? Beh, un volontario dell'ascolto, giocando un po' con le parole, è una persona che si dedica in maniera libera e gratuita ad ascoltare le persone che hanno bisogno di essere, ecco, ascoltate e soprattutto viste. Questa realtà, questa esperienza è nata, come tutte le cose che poi generalmente facciamo nella vita, da un'esperienza che io stesso ho vissuto più volte nella vita e ancora vivo. Quello di sentirmi ascoltato e soprattutto creduto, perché credo che sia una cosa molto forte per chi magari ha vissuto situazioni anche di fatica o comunque in generale, l'ascolto è qualcosa che ti apre a una sorgente di vita interiore, perché molte volte mi rendevo conto che cercavo conferme o cercavo esperienze fuori di me. Invece, nel momento in cui ho fatto esperienza, senza rendermene neanche conto, perché poi la vita ti fa vivere delle cose e poi te la spiega. E ecco, in quel momento ho visto e ho sentito che era qualcosa di forte, perché la vita in qualche modo ripartiva dentro di me e da lì nascevano delle cose molto creative. Ecco, la creatività credo venga proprio da quando ci si sente visti e ascoltati. E così mi sono messo a disposizione lì dove mi trovavo per lavoro, o per vicissitudini legate alla vita in varie parti anche di Europa e non solo in Italia, a mettermi in ascolto delle persone che incontravo, da quelle della vita ordinaria e poi da persone che vivevano ai margini della società o, come direbbe Papa Francesco, nelle periferie, quindi lungo i marciapiedi piuttosto che negli ospedali. Ecco, qual è stato il tuo percorso di formazione che ha accompagnato questo tipo di volontariato molto bello e molto particolare? Riguardo alla formazione, vabbè, a livello scolastico ne ho fatte diverse, sia in filosofia che teologia e poi in ambito anche pedagogico. Ma la cosa che mi ha formato di più e su cui davvero insisto, perché oggi ci sono tanti input a livello formativi, però molte volte, no, c'è una carenza a livello proprio esperienziale e ciò che mi ha formato di più, quella che io chiamo la grande università per la mia vita, è stata la strada. Ecco, la strada è stata la mia più grande università. Lì ho imparato a relazionarmi con l'altro, di conseguenza a relazionarmi con me stesso e ad avvicinare le parti più dolorose della vita della gente, vedendo coi miei occhi che ascoltandole poi iniziavano in qualche modo a fiorire molto lentamente. Quindi la più grande formazione che ho ricevuto è venuta dalla strada, ma la strada nuda e cruda, quindi marciapiedi di stazioni di metropoli abbastanza importanti o situazioni marginali in alcune periferie appunto delle città in cui ho vissuto. E tutto questo lo hai convogliato poi nel tuo libro Perché tu mi hai creduto. Sì, diciamo che il libro è nato da un desiderio di condividere in maniera molto delicata, perché credo che la delicatezza è un'altra conseguenza di chi si è sentito ascoltato e soprattutto creduto in quello che ha vissuto e condiviso. Ecco, con molta delicatezza ho pensato nel tempo di mettere insieme alcune storie partendo proprio da uno degli ultimi dolori che avevo vissuto in ordine di tempo, un anno fa o poco più, che era stato quello della perdita della nonna. Ecco, mi ero reso conto che non c'era una persona che avessi incontrato lungo questi 20 anni che quando gli parlavo di nonna o dei nonni non cominciasse ad avere gli occhi lucidi o comunque ad avere un cuore disposto a condividere. Allora mi sono detto, nel tempo ovviamente, portando questa cosa in cuor mio, che c'era una figura che oggi è davvero molto autorevole e arriva a tutti, giovani, adulti e anziani. Questa figura era la nonna. Quindi
ho potuto comporre e redare questo romanzo proprio in una relazione tra nipote e nonna. Ovviamente sono storie romanzate, non è che sono tutte letteralmente vissute, perché volevo custodire il custodibile, come dico nel libro. Però in questo racconto, in questo insieme di storie, ho messo appunto insieme le esperienze che ho vissuto in questi anni, con un focus particolare che mi sta molto a cuore, ma non perché ho scoperto, come dire, l'America, ma semplicemente perché ho visto con i miei occhi quanto importante sia l'ascolto in generale, ma soprattutto l'ascolto del dolore che capita nella vita delle persone. Poco prima di questa diretta ho potuto vedere nella vostra rete la storia di Chiara Luce Badano, ma penso anche a Padre Pio, a tante persone che il dolore l'hanno vissuto. Quello che la vita ti offre è quello che la vita alle volte ti mette addosso e non sai nel perché e il per come. Ecco, ascoltare il dolore, avvicinarlo e soprattutto credere a quello che le persone vivono, ecco, questo mi ha dato l'urgenza di mettere per iscritto delle esperienze, perché quando una persona è creduta in quello che vive, credo che il cuore possa davvero poi guarire e riaprirsi ai più grandi sogni che la vita, insomma, ha preparato per la persona. Grazie Luca, davvero bello il tuo pensiero. Noi poi tra l'altro siamo molto affezionati al mondo dei libri e sappiamo come un buon libro possa essere davvero un toccasana anche per la difficilissima scuola del dolore, della quale abbiamo illustri maestri, come ci hai ricordato anche tu, però è una scuola dove è difficile prendere voti alti. Sì, io però c'è una cosa che poi dà il titolo a questo libro e che per me è stata molto forte. Il libro si chiama appunto Perché tu mi hai creduto, perché credo e ho visto anche lì con i miei occhi che una persona, faccio dire a nonna, quando il dolore che infiamma tutti gli altri dolori, fossero fisici, psicologici o spirituali, è quello di non sentirsi creduti. Ecco, io credo che se dovessi lasciare e riassumere il libro in poche frasi, è questo: credere al dolore della gente, non avere la fretta di dare delle risposte, perché una persona creduta è una persona che certamente, quasi a livello scientifico, riparte il suo cuore e inizia a ripulsare, anche se non se ne rende conto. E questo l'ho sperimentato in strada, inizialmente anche mio malgrado, nel senso che pensavo di creare relazioni anche di amicizia. Ma quando ascoltavo e credevo a qualche ragazzo, anche se le storie erano molto enfatizzate, perché alcuni erano appunto alterati da sostanze piuttosto che da fatiche psicologiche, quando poi ritornavo le sere successive non le ritrovavo più su quei marciapiedi. E a me questa cosa inizialmente mi spaesava, perché ho detto c'è qualcosa che non ha funzionato. Ma poi le incontravo dopo qualche mese e mi dicevano che avevano fatto tutta una serie di processi interiori ed esteriori, chi era andato in ambasciata, chi ha fatto i documenti, chi si è cercato un lavoro, semplicemente perché si erano sentiti creduti e non avevo dato nessun tipo di consiglio. Ecco, io credo che questa sia un'urgenza per quanto mi riguarda, motivo per cui vado nelle scuole o in vari luoghi di aggregazione per testimoniare quanto è bello e quanto è forte ascoltare, ma soprattutto credere, perché ti torna indietro il centuplo davvero. Grazie Luca, e tu tra l'altro tra poco più di un mese o poco meno, non ricordo adesso con esattezza, sarai anche a San Giovanni Rotondo, per cui magari avremo la possibilità di incontrarci dal vivo anche in questi studi. Cosa ti porterà a San Giovanni? Innanzitutto mi porta una fede, per Padre Pio, e quindi verrò a fare, ecco, un momento di sosta, davanti a questo gigante dell'ascolto, e poi verrò ad incontrare sia a San Giovanni Rotondo che nei paesi vicini diversi ragazzi nelle scuole, attraverso appunto delle persone che abitano lì. Ho avuto questa possibilità di creare una rete e proporre loro, a chi magari una piccola esperienza legata appunto al libro, ad altri dei veri e propri laboratori che ho ideato in questi anni, laboratori molto semplici che sono legati appunto a dinamiche attive, poi vivere con i ragazzi delle esperienze reali di ascolto.
E oggi è più che mai importante dare rilevanza a questo tema perché soprattutto i più giovani, ma tante volte anche gli adulti, no? Siamo chiusi nelle nostre dinamiche quotidiane e anche a volte presi da questa comunicazione moderna che paradossalmente ci connette con il mondo, ma ci allontana dalle persone più prossime a noi. Per cui anche per questo grazie per il tuo prezioso lavoro, speriamo di ritrovarti presto, quindi anche qui a San Giovanni Luca. Grazie a voi. Dunque, questo è solo un arrivederci, vi invitiamo nel frattempo a sfogliare le pagine del libro Perché tu mi hai creduto di Luca Drusian, che ringraziamo per essere stato con noi stamattina. Io adesso do la linea alla regia, noi ci ritroviamo subito dopo la pubblicità.